Certe volte le leggi della genetica possono funzionare anche per le automobili, lo dimostra la nuova Renault Twingo che dopo una seconda generazione piuttosto conservatrice torna a vestire i panni della rivoluzionaria, proprio come fece sua nonna, la mitica Twingo del 1993. La nuova Renault Twingo intona una voce fuori dal coro delle city car, soprattutto perché si converte al motore e alla trazione posteriori, secondo una filosofia cara alla Smart, con cui è stata sviluppata in parallelo. Questo schema, assieme alla scelta di piazzare le ruote ai quattro angoli del pianale, garantisce una buona abitabilità per 4 persone e 188 decimetri cubi per i bagagli. È un risultato apprezzabile, specie se si considera che la simpatica carrozzeria, ispirata in parte alla Renault 5, è lunga solo 3,59 m. La Twingo ha il fisico della cittadina modello e fa dell'agilità la sua arma vincente, grazie anche a un diametro di sterzata di soli 8,60 m. Parcheggiarla e sgusciare nel traffico è insomma un gioco da ragazzi, complice la buona visibilità in tutte le direzioni. Le metropoli sono il suo habitat naturale, ma anche sulle strade aperte la Twingo se la cava alla grande e non vede nei caselli delle autostrade l'incarnazione moderna delle colonne d'Ercole. Solo quando ci si spinge oltre i 130 km orari lo sterzo perde un po' precisione, ma non è certo questo il genere di macchina con cui fare la roulette rossa con Tutor e Autovelox. In ogni caso, la Twingo si dimostra sempre facile e sicura, anche quando si affrontano i percorsi ricchi di curve. La tenuta resta sempre buona e lo stesso vale per la stabilità, su cui vigila severo un ESP molto tempestivo negli interventi. Due i motori disponibili, entrambi a tre cilindri, il 900 Turbo TCE da 90 cavalli e il 1000 aspirato SCE da 70 cavalli. Proprio quest'ultimo è quello da preferire e non solo perché permette di risparmiare qualche centinaio di euro. La sua erogazione è più pulita e lineare, quel che si apprezza di più nell'uso quotidiano. Un ultimo consiglio è di evitare i cerchi da 16 pollici. Quelli da 15 aiutano a digerire meglio le buche e rendono la guida più omogenea.